se è più o meno, diciamo, È stato un pomeriggio di riflessioni, di conferme e di idee innovative per la crescita e lo sviluppo del movimento sportivo regionale applicato alle pari opportunità. Si tratta dell'importante incontro tenutosi alla Memo di Fano dal titolo Marche, Sport e Società. Ieri, oggi e domani. Presenti tutti coloro che operano nel mondo sportivo, tra cui dirigenti, allenatori, laureati in scienze motorie e insegnanti, per confrontarsi e fare il punto sulla situazione del processo di inclusione in atto nelle Marche attraverso lo sport. Possiamo dire che la Regione Marche è sempre più attenta allo sport inclusivo? Ma direi proprio di sì, la Regione Marche attraverso lo sport sta cercando di dare prima di tutto quelle grandi soddisfazioni che arrivano grazie ai risultati sportivi. Penso che i risultati che sta ottenendo l'Italia, che sono noti a tutti, dentro mi piace ricordare che c'è dentro tanto anche della nostra regione, sia a livello individuale che a livello di società sportive. Ma lo sport non è solamente il risultato sportivo agonistico, ma è tanto altro. È quello che abbiamo voluto fare prevedendo questi 4 incontri sul territorio, poi con un incontro conclusivo ad Ancona il 6 maggio, è proprio quello di parlare di altri aspetti legati allo sport, in questo caso di inclusione. La Regione Marche sta facendo veramente tanto attraverso le nostre società sportive, a cui va il mio ringraziamento, perché non dimentica mai quelli che sono gli aspetti veramente e i valori dello sport, e di questo ne sono particolarmente orgoglioso. Dicevo, gli appuntamenti che abbiamo organizzato e che oggi abbiamo visto il primo qui a Fano serve proprio per fare una riflessione su quanto di bello sta facendo il nostro mondo negli ultimi 20 anni, per vedere se anche a livello normativo siamo, diciamo, già a buon punto o c'è da modificare qualche cosa, per poi dopo presentare il tutto sia alla Regione sia magari anche al Ministro Abodi, che sarà presente il 6 maggio a questo appuntamento. Immaginiamo che lo sport sia lo strumento che ci aiuta a battere ogni barriera, che ci consente di coniugare il tema delle pari opportunità a 360 gradi. E vorremmo arrivare il 6 maggio all'incontro più istituzionale che faremo con i rappresentanti della Regione, i rappresentanti del Governo, a enunciare un po' una proposta sullo sport di domani, su cosa immaginiamo possa essere nelle Marche lo sport fra 20-30 anni. Non ci possiamo accontentare, nel nostro ruolo, nei nostri ambiti, per noi è inimmaginabile pensare che non si possano risolvere al 100% le problematiche che riguardano le pari opportunità, e siamo consapevoli che lo sport che noi rappresentiamo è lo strumento principe perché questo avvenga. È un processo che accoglie la diversità, l'accoglie ma soprattutto la valorizza. Per il mondo dello sport l'inclusione sociale è sicuramente un volano straordinario con cui si riescono ad ottenere dei grandi risultati. La nostra città, diciamo che da questo punto di vista, è già molto dinamica all'interno di un tessuto sportivo che include sia le persone che non sono normodotate ma anche la parità di genere. Quindi un mondo femminile che è sempre più alle porte e avvincente.